la gente è venuta sul canale. Io sono Amal e sono venuta in Italia per fare le mie vacanze. Realmente sto ripartendo in Italia, quindi all'ultimo ho deciso di fare questo video. E niente, voglio farvi conoscere la mia zona, che è il Lago Maggiore. Vi farò vedere Meina, e lo vedete dopo, Arona, questo posto meraviglioso. Purtroppo non sono potuta andare a Stresa per farvela vedere perché è spettacolare. Comunque, guardate che meraviglia. Questo è il Meina Beach Club. Vi porto in giro nel paesino. Questa è la chiesa vicino al comune, vicino anche a casa mia. È un bel paesino. Invece qua passiamo vicino al cimitero per passare all'area cani che hanno fatto a Meina, che è veramente molto bello. Ha due ingressi, un ingresso è da parte del cimitero e l'altro ingresso praticamente dal campo sportivo. A Cale piaceva tantissimo venire qua perché veramente era a due passi da casa e soprattutto verde, prato, bello. Invece qua siamo al comune che ha questa vista meravigliosa sul lago. Io sono innamoratissima di Meina, è un posto bellissimo. Invece questa è la spiaggia dove andavo a prendere il sole per tantissimi anni. Bellissimo. Cali che ce l'ha coi cini. Io la mia bimba in giro che le piace tantissimo affacciarsi dal finestrino, lo adora, e tranquilli che non vola dal finestrino, ci arriva, fa fatica, è così bella. Invece qua siamo ad Arona, sul lungo lago di Arona. C'è il piccione che mi passa davanti. Non li volevo dire. Allora, ho preso questi libri da un negozio dell'usato, sono semi nuovi, guardate, 4,75 euro. Ho preso questo, molto interessante, 3,05 euro. Significato delle cose, 3,05 euro. Storia delle piramidi, questo 4,05 euro, il talismano. Quindi io per quest'anno sono quasi a posto. Ho comprato queste scarpette stupende,
bel 5 euro e burro talco che io non trovo in Spagna e Loki che mi hanno regalato questo qua e soprattutto questo siero e anche dei funghi. Tutto questo farò un video per lasciare la recensione. Ma guardate che belle queste borsette, soprattutto questa rossa, la leopardata, adoro. Sono borsette che mi ha regalato mia sorella, sono veramente veramente molto belle, le userò più che volentieri. Invece ho comprato questo Kiss per togliere la pelle morta col sapone nero, sicuramente farò un video dove vi mostrerò come si usa. Arriviamo al momento della spesa, come fosse in Spagna non c'è cibo. Come voi sapete, quando andiamo in macchina ci approfittiamo. Allora, comunque, le cose ho preso pomodori ripieni, no, scusate, il peperone ripieno, che allora, mi piace tantissimo, detto, ma proprio tanto tanto. Pomodori ripieni. Poi ho preso cipollino spacchetto, il farro, sevigino che lo trovo anche in Spagna, anche qua, però costavano orzo. Poco. Orzo, semola, sì, questo preparato per questa è una cosa meravigliosa. Infatti ho preso una marea, ho comprato talco, di più pasta integrale, ovviamente spaghetti integrali, questi qua che io non li trovo da nessuna parte per digerire, stevia così. Pesto di pomodoro c'è anche là, però a me non piace per niente. Riomare, che non c'è. Altra scatola. E poi cosa ancora? Dado vegetale in polvere, che non riesco qua, a trovare qua. Che sono veramente veramente buoni. Queste carote per farle nell'insalata. Bicarbonato. Il bicarbonato fine. Fagioli buoni. Buonissimo. Il bicarbonato. Carbonato. Devo ancora sistemare la macchina. L'ammoniaca. Mucchina, che non manca mai. Macine. 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 Ho preso il pacco grande. Ho preso anche il sbiancante per la roba. Basta quel momento. E questo qua è il prosecco del Veneto. Questa qua e questi sono le bottiglie richieste del Veneto, da amici di vino sia bianco che rosso da portarli. Allora, e arriviamo al riparto formaggi. Me, ho preso di tutto, frigo, porterò con me in frigo. Tomino, scamorza, burrata, salame, rigari, tutti rigari perché io non mangio carne. Rigari richiesti, parmigiano, grana padano e la bufala, grandissima la bufala, buonissima. Wow. Comunque preparo tutto e vado. Allora, la macchina è già carica, siamo pronti alla partenza. Siamo in partenza, sono in autostrada, vado pianissimo, l'autostrada è abbastanza vuota, e sono ancora in Italia. Partiamo e niente, è finito. Quando arrivo a casa farò sicuramente un video dove vi farò vedere i costi e quello che mi è costato sia l'andata che il ritorno, quanto ho pagato di autostrada, quanto ho pagato di benzina, tutto, praticamente tutte le informazioni che avete bisogno vi farò sapere dentro questo video. Ciao belli! Che deve viaggiare con me per sostenermi. Ora come messa. Sono l'una di notte, ho prenotato questo, prenotato no, mi sono fermata in questo hotel, non è per niente male. Parcheggio, questo qua è il parcheggio fuori, è l'una di notte. Io mi sono già, ho portato poche cose dalla macchina, la pappa di Cali e il bagno non è per niente male, per niente male il bagno, pulito. Guarda, nel viaggio dell'andata ho trovato questo incidente che veramente mi ha sconvolta tantissimo, infatti c'era un traffico allucinante. A un certo punto si sposta il camion e vedo questa, mamma mia, povera gente, cavolo.
Ad un certo punto mi sono persa in mezzo ai monti, mi sono trovata nel paese di Heidi. Sono appena arrivata a Valencia. Bella gioia, eh?